Miau miau! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi mettetevi comodi, prendete qualcosa da mangiare, prendete qualcosa da bere, perché questo video sarà un po' lunghetto, perché voglio un po' rendervi partecipe di quelli che sono stati gli ultimi anni in cui sono un po' sparita da YouTube e quelli in cui sono completamente sparita da tutti i social. Quindi mettetevi comodi e preparatevi ad ascoltare tutte le mie disavventure. Mi raccomando, prima di iniziare iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e continuate a seguirmi su tutti i miei social network. Partiamo dal 2019, anche se in realtà nel 2019 stavo già ancora su YouTube, quindi qualcosa un po' ve l'ho raccontata. Ma ci tengo a partire da qua perché sono successe alcune cose importanti che hanno poi senso seguito, quindi devo raccontarvele per forza. 2019 è stato un anno veramente particolare perché è iniziato con alcuni medici che mi seguivano che cercavano un po' di fare la roulette russa con i farmaci che mi davano e quindi cercavano un po' di incastrare a questo sì, proviamo una, proviamo. Col fatto poi che in realtà hanno creato grossissimi problemi a me, al mio cervello e a tutto il mio fisico, perché non sapevano effettivamente per cosa mi stessero curando e hanno utilizzato dei farmaci un po' troppo forti che mi hanno distrutta. Infatti il 2019 è stato veramente devastante per me, soprattutto perché poi quando ho dovuto togliere quei farmaci non è stato bello, ma farò un video su questa cosa perché la ritengo veramente importante da raccontarvi. Sempre nel 2019 ci siamo trasferiti in questa casa io e Andrea e non ho ancora fatto un home tour, quindi probabilmente farò un home tour se vi interessa per farvela vedere, perché sono parecchio felice e orgogliosa di come l'abbiamo messa insieme, di cosa abbiamo costruito in questi anni, quindi voglio farvela vedere. Soprattutto poi in realtà è arrivata Ofelia, che è il gatto che avete visto nell'ultimo video, che magari chi sta su YouTube non la conosce, ma chi sta, chi mi segue su Twitch e su Instagram la conosce perché sta ovunque quel gatto, infatti l'ho dovuta chiudere fuori. Tutto il 2019 è stato l'anno in cui sono venuti addosso con la macchina e è stato un casino perché la mia macchina si è distrutta, l'assicurazione se ne è lavata le mani e io da allora c'è tipo un mezzo stress post-traumatico ogni volta che guido, non riesco più a guidare. Quindi questo bene o male è stato il 2019, come vedete è un po' movimentato, ma è ancora niente. Passiamo poi al 2020. Come sappiamo il 2020 credo che sia stato un anno piuttosto disastroso per tutti, tranne che per alcuni creator che magicamente hanno trovato nello stare fermi a casa un modo per esprimere la loro creatività. Io al contrario, durante il lockdown ho avuto come un azzeramento totale della mia voglia di creare. Infatti il 2020 è stato tipo l'unico anno in cui ho creato solo due costumi, cioè credo di aver fatto solo Nami di Wano e Lisa Lisa da Jojo, solo perché voi mi avevate chiesto di fare degli instant per un video qua su YouTube, perché se no, cioè, io non avrei fatto cosplay quell'anno, ero completamente azzerata, avevo la schedule sonno veglia completamente distrutta, tipo che andavo a dormire alle 4 del mattino, mi svegliavo a mezzogiorno. Io il lockdown l'ho vissuto malissimo ragazzi, soprattutto a livello creativo e social. Ho smesso di pubblicare sui social, non riesco tuttora ad avere un rapporto con i social come ce l'avevo pre-2020. Io ragazzi nel 2020 ne sono uscita a pezzi. Però diciamo che nello schifo di quell'anno ci sono state due cose positive. È nata la prima figlia di mia sorella, Agatha, che tanti di voi conoscono sicuramente perché ogni tanto compare sul mio Instagram. È super carina, ormai ha 3 anni e mezzo con la peste, cioè l'adoro. Ma soprattutto nel 2020 ho ricevuto finalmente la mia prima vera diagnosi, di cui vi ho già parlato in un video, che è appunto la diagnosi di sindrome di Ehlers-Danlos. Che ragazzi, dopo anni e anni e anni e anni sentirmi dire no, non è niente, no è tutto normale, no di qua, no di là, vi giuro è stata tipo la cosa più bella. Ho tirato un sospiro di sollievo incredibile, cioè per la prima volta nella mia vita un medico non mi ha detto che ero pazza, cosa che mi sentivo dire veramente da quando ero bambina, da quando sono comparsi i primi sintomi. Però poi pian piano è arrivata tutta la consapevolezza di ho una malattia genetica rara con tutto ciò che comporta, e non è facile conviverci, soprattutto mentalmente, perché a volte, cioè, mi guardo intorno, vedo i miei colleghi, vedo i miei amici, dico cacchio, ma perché non riesco a fare quello che fanno loro? Perché non riesco a essere produttiva quanto loro? E poi il mio cervello si riconnette e dice, ah, perché?
perché c'è una malattia genetica da scema. E questa cosa qua mi pesa tantissimo e non riesco ancora ad accettarla pieno, quindi da un lato bene, dall'altro... Ok, passiamo al 2021. Il 2021, diciamo, è stato un po' l'anno in cui tutti i meccanismi hanno ricominciato a funzionare. Ho ricominciato un po' a fare qualche instant, ho ripreso a fare i cosplay, siamo andati a trovare Ariadne per farle una sorpresa, infatti c'è ancora il video qua su YouTube perché è super carino. Le fiere hanno ricominciato ad esistere, quindi a livello cosplay ho iniziato a poter rifare il mio lavoro, quindi andavamo a qualche evento all'aperto e qualcosa pian piano con molta molta calma ha ricominciato a funzionare, anche se io ero ancora nel mio periodo te prego, mio Dio, non riesco a fare live, non riesco a stare sui social, come in realtà lo sono ancora adesso, vi dice, non vi preoccupate. C'è stata la mia Lucca Comics and Games preferita in assoluto, che è stata la versione, quella super ridotta, e a me è piaciuta perché non c'era gente, cioè io mi sono divertita un botto perché non c'era nessuno, non c'erano code, eravamo quattro gatti ed è stata bellissima. Cioè so che è brutto da dire, però mi è piaciuta e anche parecchio. E cosa molto positiva, è stata la prima vera Lucca Comics and Games in cui ho iniziato a collaborare tantissimo con la manifestazione. Infatti avevo un po' di interviste in area cosplay, avevo degli incontri a Level Up, sono riuscita anche a fare degli incontri in Japantown. È stato il primo e ultimo anno perché poi c'era troppa gente per andarci e quindi non ci sono più riuscita. E soprattutto ho fatto la mia prima sfilata, no, non è stata la mia prima sfilata perché in realtà io ho sfilato anche quando ero molto più giovane, ma questo voi non lo dovevate sapere. Però ho fatto questa sfilata molto carina per la promozione di un film e la cosa divertente è che sono riuscita a convincere, diciamo, la capa che gestiva la sfilata a farmi sfilare con i tacchi in mano, perché se avessi dovuto scendere da quella scalinata con i tacchi probabilmente sarei finita a faccia in terra, quindi forse è stato meglio così. E tra tutta questa positività, però il 2021 ha segnato quello che è stato il mio più grande infortunio di tutti questi anni, ovvero la lussazione della mandibola. La cosa assurda è che la mia mandibola è stata lussata per 3 settimane e io non me ne sono accorta. L'unica cosa che ho sentito è stato tipo uno schiocco e un po' un fastidio. Fine. Se ne è accorta una mia amica che mi veniva a vedere in live, che è Brinks, un bacione a Brinks, che mi ha costretta praticamente ad andare al pronto soccorso perché mi vedeva assorta. Ma guarda che la tua mandibola c'ha qualcosa che non va. Io l'unica cosa che sentivo erano i muscoli un po' rigidi, tanto che ho fatto 5 ore di maratona senza aver problemi, tanto che poi quando sono andata in ospedale il chirurgo che mi ha visitata, ma proprio chirurgo maxillofacciale esperto in articolazione temporomandibolare, ma guardate, mi ha detto, ma quella mandibola non è lussata, perché io mangiavo, parlavo, facevo tutto senza problemi. Quando poi ha fatto un esame più approfondito, si è accorta che stava fuori. E il problema dell'essere stata fuori posizione per 3 settimane è stato che mi ha distrutto completamente la muscolatura e io tutt'oggi ho grossi problemi alla mandibola. Per questo che non riesco più a fare live lunghe, anche già questo video è veramente difficile perché mi sta facendo male. Questa cosa veramente è stata una cosa devastante. Infatti c'ero io a Lucca che mangiavo pappetti omogenizzati perché avevo la mandibola distrutta. Però diciamo che ho chiuso l'anno in maniera positiva, perché a novembre di quell'anno sono andata a Cartoomix con la mia Tyreen Calypso da Borderlands 3 e ho vinto un viaggio a Disneyland Paris per 4 persone, completamente svesato, perché ho vinto come miglior cosplay, quindi top! E niente, passiamo poi al 2022, che è stato un anno un po' bello, nel senso ricco di cose, a differenza del 2023. Ho iniziato veramente a ritornare a lavorare alle fiere, perché proprio nel 2022 siamo partiti a pieno regime, ho fatto tantissimi eventi, ho iniziato a lavorare come influencer, ho iniziato ad andare alle anteprime dei film, cosa che io adoro tantissimo, mi piace veramente tanto, perché mi permette di conoscere tanti content creator. Così ho conosciuto tantissimi grandi amici. C'è stato il matrimonio di Ariadne, è stato divertentissimo, abbiamo fatto un mega viaggione molto molto bello, io ho fatto il mio vestito d'Ardis. Tra l'altro quest'anno voglio fare un altro abito sempre a tema Dottor Who, rimanete sintonizzati perché potrei farci dei video riguardo. Andiamo poi verso la fine dell'estate, è stato il viaggio a Disneyland Paris, che è stata una delle cose più belle
pelle che io abbia mai fatto, perché vi giuro, credo sia l'unico posto del pianeta in cui io sono riuscita a spegnere il telefono, a smettere di rispondere ai messaggi di lavoro e a immergermi in un mondo completamente a sé stante. Per me è stata una roba liberatoria a livelli atomici, infatti ci voglio tornare assolutamente quest'anno perché ho bisogno di staccare completamente e so che quello è l'unico posto in cui posso farlo. Stacco e fine! È un'esperienza che davvero consiglio a tutti. E sempre cosa bellissima, nel 2022 è nata la mia seconda nipotina da parte di mia sorella, ovvero Alma, per carina anche lei, ed è nata il giorno dopo il mio, quindi siamo proprio io il 5, lei il 6, e quindi da quando è nata lei non festeggio più il mio compleanno in maniera decente con la mia famiglia perché lei mi ha rubato lo spazio. Nel 2022 sono riuscita a presentare finalmente un mio progetto a cui tenevo tantissimo, ovvero la Cosplay Academy, una scuola dove artigiani, una scuola, un pacchetto di lezioni di artigiani cosplay che spiegano al pubblico come fare i cosplay, quindi un po' lo spirito con cui era nato il mio canale YouTube, e sono felicissima perché proprio Lucca Comics and Games è la manifestazione più importante a livello italiano e se non sbaglio anche a livello europeo, ha accettato questa mia iniziativa e mi ha aiutato a portarla avanti, cioè proprio una soddisfazione personale incredibile. La Comics and Games di quell'anno è stato veramente tipo un Gaia corre a destra e corre a sinistra, un po' come quello di quest'anno in realtà, tra le giurie cosplay, tra le interviste, contro il level up, di tutto ho fatto quell'anno. È stato anche il primo anno in cui sono riuscita a collaborare alla realizzazione di un piccolo evento all'interno di Lucca Comics and Games, ovvero i flash mob per la serie di Wednesday, che veramente è stato una cosa incredibile. Proporre un progetto, vederselo approvato, realizzarlo, cercare di mettere tutto insieme, fare i sopralluoghi, tenere tutto segreto soprattutto, cioè è stato difficile ma bellissimo. Il riconoscimento poi che ho avuto successivamente è stato una cosa non so neanche come descriverla, cioè nel trailer d'annuncio globale della seconda stagione di Wednesday ci sto io, cioè ci siamo io e Francesca, la ragazza che mi ha accompagnato durante questo flash mob, ed è incredibile, cioè vedere che è una cosa che è stata partorita dalla mia testa, accettata da Lucca Comics, che l'ha proposta a Netflix, che l'ha accettata e che poi è stata realizzata ed è finita sul trailer d'annuncio globale, tipo what the fuck. Basta, non so più che dirvi di questo 2022 perché già così mi pare troppo. Il 2023 è iniziato con una mega influenza che mi ha attaccato Andrea, che avevo picchi di febbre a 39, una roba bruttissima, devastante, per poi continuare a febbraio con l'influenza del 2020 che mi ha distrutta, e dopo 3 giorni che sono diventata negativa mi sono presa una gastroenterite devastante e non tanto che, cioè non riuscivo nemmeno a bere, bevevo col cucchiaino, giusto per farvi capire quanto è stato orrendo il mio inizio 2023. È stata una roba terrificante, cioè veramente terribile. E la mia salute durante l'anno scorso ha avuto veramente un tracollo, non so perché. Estate stavo malissimo, il caldo mi ha uccisa, cioè non riuscivo neanche a venire in studio. Ho sopravvalutato il mio corpo. È stato questo progetto, ovvero la Cosplay Academy on the road, quindi non solo fare questi incontri a Lucca Comics and Games, ma li volevo portare in giro per l'Italia. Il problema è che li volevo portare in prima persona, e cos'è successo? Ho iniziato a girare per l'Italia nelle fiere, bellissime, ma il mio corpo non ha retto, quindi cioè per un weekend che io andavo via stavo male per 2 settimane, e sta cosa mi ha veramente devastata, cioè sono stata malissimo. Però il progetto è piaciuto, tanti sono rimasti molto contenti, ho incontrato molto di voi e soprattutto ho incontrato molti di voi che mi hanno chiesto di tornare a fare video, cioè quindi anche per questo che sono qui. Sono tornata rosa, che ne potete vedere magari in alcune foto, cioè ho cambiato 300 colori in realtà da 2020 fino ad ora, color corallo, poi sono diventata arancione, poi rossa, poi sul viola un po' scuro, poi di nuovo rossa, poi di nuovo rosa. E tra l'altro questa è la cosa bella, che non è una tinta semipermanente, è una tinta tinta, quindi non devo fare come all'epoca che mi vedevate slavata pian piano, cioè questa rimane così. Durante l'estate ho iniziato a fare lì sotto coercizione di Andrea, perché volevo assolutamente che tornassi sui social, perché sa che ho tanto da dire, sa che ho tanto da mostrare, e mi ha praticamente obbligata a fare reel, a tornare sui social, anche se in realtà cioè, ci sono ancora settimane
settimane in cui sparisco completamente perché la mia misantropia derivante dal lockdown è ancora all'80%. Poi ho fatto tantissime anteprime. Mi sono concentrata sul passare del tempo di qualità con gli amici. Cosa bella è che sono anche riuscita ad andare un po' oltre la mia timidezza, la mia paura di disturbare le persone. Ho approfondito anche qualche amicizia a distanza. Sono molto fiera di questa cosa perché cioè, io veramente ho sempre il terrore di disturbare le persone, quindi non scrivo mai a nessuno. E poi passiamo in quella che è stata un po' la parte che mi ha presa di più durante l'anno, ovvero Luca Comics and Games, come ogni anno, ormai da qualche anno a questa parte, è diciamo il mio punto di arrivo per quanto riguarda i miei progetti, i miei lavori. Infatti l'anno scorso sono riuscita a portare avanti anche un progetto su Twitch, grazie soprattutto all'area digital che ha accettato la mia proposta e ha deciso di portarla avanti, il format How I Met My Cosplay, che è andato in onda durante il mese di ottobre come avvicinamento alla manifestazione, che poi si è concluso durante la manifestazione di Luca Comics and Games, appunto lì in diretta. Voi avete visto solo la parte finale, che è stata un po' le dirette di ottobre. In realtà ci abbiamo lavorato da giugno per mesi a cercare di sistemare tutto, è stato bellissimo, difficile. E poi vabbè, Luca Comics and Games è stata tipo quest'anno in Cisella, era ovunque, da nessuna parte allo stesso momento, perché mi hanno chiesto di fare cosplay a tantissimi eventi. Ho fatto una presentazione di un libro, cioè il libro di Paolo Barbieri. Mi è stata tipo ma seri che volete me? Abbiamo ingrandito la Cosplay Academy, ci sono stati tantissimi nuovi docenti, è stata bellissima. Quest'anno avete risposto in una maniera spettacolare, la sala era sempre piena. Abbiamo fatto una presentazione insieme a Nennella Esposito, a Feramis, a Painto e ad Arsenio e Jay, parlando di cosplay e inclusività. Abbiamo parlato di tantissimi aspetti diversi, è stato veramente bello. Ho fatto da Lucy Gray per l'Hunger Games, che è uscito quest'anno, e da fan sfegatata della saga è stata tipo una cosa stupenda, anche perché poi tra l'altro ho iniziato a lavorare con Hunger Games a Lucca, ma poi in realtà l'ho portata avanti per l'anteprima che hanno fatto a Milano e poi sono andata anche nel cinema. È stata un'esperienza diversa dal solito. Mi è piaciuto tantissimo creare quel cosplay perché l'abbiamo fatto a quattro mani, io e Giorgina D. E di questa cosa poi ci farò un video più avanti, perché abbiamo girato tutti i video mentre lo facevamo ed è bellissimo, sono felicissima di tutta questa cosa. Poi veramente ho fatto un sacco di eventi, anche dopo Lucca, cioè tornata da Lucca sono dovuta andare a Milano, mille cose. Non mi sono mai fermata finché poi non ho preso l'influenza di nuovo a dicembre, che mi ha stesa tipo per quasi un mese. Ho iniziato l'anno con l'influenza, l'ho finito con l'influenza, mo ve prego basta. E niente, in breve questo è stato anche il 2023. Poi il 2024 è iniziato con YouTube, l'influenza e le visite mediche. Yeah! Siamo arrivati alla fine di questo lungo video dove vi racconto un po' che cosa mi è successo in questi anni. Credo di aver glissato su alcune cose, anche perché ho una memoria terrificante, non mi ricordo nulla, tanto che per fare questo video mi sono dovuta fare una traccia basandomi sulle foto che avevo nel mio telefono per capire che cosa è successo. Perché in realtà io 2020 e 2021 non me li ricordo, cioè è come se ci fosse un buco nero nella mia memoria e non mi ricordo niente. Quindi vabbè, è andata così. Spero di avervi raccontato un po' quello che è stato. Vi ricordo di lasciare un cuoricino e un commento al video e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao. Thank you.